mica da drogati. Mamma, sono leggermente distrutto, ma proprio un poco poco. Ah sì, dai, tanto adesso finisce la diretta e ti metti a montare scenetta. Ma infatti, vai a mare. Mi fate lanciare un peto, mi vuoi mandare i bianchi che devo montare la scenetta nuova di Merde Stellari, che sennò non so cosa montare io per domani, per favore, grazie diamine. Peto, dove cazzo vive adesso quello, a proposito di coppie, di fatto e robe varie? Io credo che sia nomade, cioè l'ultima volta era su un calesse che no, si dirigeva no. verso l'ovest, però no, non so. Io so che lui si è trasferito in Spagna e vive in un monolocale con un letto solo, singolo, insieme a Marco Zanni, che notoriamente no, è mamma. Cosa non è vero? Allora, ragazzi, allora, Marco Zanni è mamma, si sa, no? Sì, quello sì, con la voce sì. più bella del mondo. È un po' vendoliano. Ecco, il nostro petosauro, essendo bella voce figatroce, proprio sì. il detto su di lui calza a pennello, avendo difficoltà a riprodursi, ha deciso di passare al lato scuro della freccia. Allora hanno comprato un letto a castello particolare, cioè c'è il letto di sotto, il letto di sopra è a distanza di 12 centimetri. E ha un buco nel centro, in modo che uno mentre dorme l'altro glielo pinzetta. Peto vive in California dove affitta il suo utero. Sì, l'utero di dietro. Ma voi ve lo ricordate quando anni fa abbiamo fatto le zoccoline, no, che ci avevamo fatto il servizio su Italia 1 Lucignolo? No. A un certo punto, a fine serata, una delle tante, eravamo in questa limousine, c'era una delle zoccoline in fondo alla limousine con le gambe aperte. Petosauro, non so se l'avete mai visto, cercate Fabrizio Cerruti su Facebook. Cerruti. Dovete prima sbloccare i contenuti espliciti. Sì. Vi consigliamo la navigazione privata. Sì, sì. La voce ufficiale dello zoo da sempre è Fabrizio Cerruti, giusto? Sì, Cerruti. Con due T. Sì, sì. Una R e due T. Sì. Allora, c'è lui che è grasso con questo ciuffo bianco, con la coda di fiorello, grasso. Sì. Messo, era in ginocchio con le mani conserte che pregava davanti a una vagina. Cioè una roba. E faceva. E la vagina l'ha rifiutato. Proprio al seguente, proprio. Neanche la donna, la vagina. E lui leggeva il labiale della vagina, avendo quattro labbra. Oddio quanto lo amo, mamma mia. Vabbè ragazzi, siamo quasi in chiusura, però giustamente essendo dei malati di mente ci colleghiamo col più pazzo di tutti, ritorna Wonderland.